Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video su Angela Biotrucco. Video una specie di haul, comunque si tratta dei prodotti preferiti del mese che non facevo da tanto tempo, ma siccome ho accumulato alcune cose delle quali sono pazzamente innamorata, ho deciso di condividerle con voi. Iniziamo subito! Ebbene, la mia crema giorno preferita del momento è questa, la Ciel Nature al melograno. Ha un profumo divino, proprio di melograno, molto dolce, sembra melograno con lo zucchero, ma mi dà l'idea dell'estate che sta per arrivare, perché ha proprio quel sapore, quell'aroma di fruttato che mi dà l'idea proprio di estate e non vedo l'ora che arrivi, me lo assicuro, anche se comunque il melograno non è un frutto estivo, assolutamente. Questa crema la utilizzo soltanto per il giorno, mentre per la notte ne utilizzo un'altra. Poi, crema solare protezione 30. Questa qui la sto letteralmente adorando e la utilizzo anche sul viso per proteggere la mia pelle dall'azione dei raggi solari. Inoltre, devo dire che è una crema molto molto leggera, non lascia la pelle unta. Per dirlo io, che ho una pelle particolarmente delicata che tende alla formazione di comedoni nel momento in cui utilizzo un prodotto che sia troppo grasso, pesante, che contenga comunque degli oli che vadano appunto a ostruire i pori, beh, effettivamente vi assicuro che è un prodotto leggero, non contiene dei filtri biologici, cioè voglio dire, non è un prodotto biologico biocertificato, ma contiene dei filtri fisici, filtri chimici che sono comunque fotostabili, cioè non vengono alterati dall'azione solare. Nel senso che se comprate un prodotto che contiene dei filtri chimici che non sono fotostabili, ciò significa che praticamente quei filtri tenderanno a cambiare la loro natura e a rilasciare radicali liberi sulla pelle che vanno poi in circolo con conseguente invecchiamento cutaneo e purtroppo con possibile rischio di malattie. Un rossetto veramente straordinario che sto utilizzando tantissimo, me lo vedete indosso in questo momento, è quello della Cien, l'ho comprato da Lidl. Mi è costato veramente pochissimo per un rossetto che rende veramente molto bene ed ha un unci molto buono. Profumazione dolce, mi fa pensare proprio a un dolcetto alla vaniglia. Buonissimo, assolutamente. Spero di trovare altre colorazioni in futuro. Ho visto che negli stand del supermercato Lidl, nel quale vado abitualmente, ci sono di solito o questo colore che è il numero 12, Berry Passion, oppure un rosa proprio che non sta molto bene alla mia carnagione, non dona al mio incarnato, mentre questa colorazione mi ravviva molto il viso, devo dire che si sposa molto bene con il mio incarnato. Un altro prodotto make up che sto adorando e che utilizzo tantissimo in questa primavera è l'ombretto minerale Kensington Garden della Neve Cosmetics, e questo rosa che dà sul rosa antico, ma è piuttosto forte. Lo utilizzo per creare una sfumatura sulla piega dell'occhio, per creare profondità allo sguardo nel momento in cui vado a fare un trucco leggero, ma nello stesso tempo che comunque è presente e dà un look fresco. Lo avete visto in moltissimi miei makeup tutorial perché lo uso tanto in questo periodo, ma anche in estate. La saponetta che utilizzo per ora per lavarmi il viso è questa della Catie, una saponetta alla glicerina e miele. La profumazione mi fa letteralmente impazzire. Spero che esista un profumo di questo tipo perché ha un odore che mi ricorda l'Oriente, ma allo stesso tempo è un odore dolce e delicato, quindi orientale, dolce e delicato, straordinaria. Inoltre lascia la pelle del mio viso molto morbida e idratata. Di solito le saponette, queste solide, non vanno bene per la pelle del mio viso perché tende facilmente a seccarsi, a creare anche imperfezioni nel momento in cui si irrita. Quindi con questa saponetta mi sono trovata veramente divinamente. Ho fatto pure la rima baciata. Passiamo ad altre tipologie di prodotti. Voglio parlarvi di due paia di scarpe che sono di un modello simile, che per ora sto adorando perché sono scarpe comodissime
e le utilizzo quasi ogni giorno per uscire nelle mie passeggiate lunghe e attive. Per ora è primavera e ho voglia di camminare tantissimo, quindi preferisco indossare delle scarpe che siano comode ma allo stesso tempo diano quel tocco di eleganza e quel tocco di femminilità che non deve mai mancare. Solitamente prima indossavo, quando volevo fare questa tipologia di passeggiate, delle scarpe proprio da tennis, scarpe da ginnastica, non propriamente femminili, però comode. Io ci tengo a essere comoda quando devo muovermi, quello assolutamente, anche se amo tantissimo i tacchi, ma i tacchi non devono mai farmi soffrire. Quindi torniamo alle mie scarpe preferite, che sono un modello stile mocassino, e ne ho due paia diverse. Queste qui sono particolarissime in jeans, un jeans chiaro, e sono tempestate di piccoli strass attaccati proprio sulla parte anteriore a formare dei fiori. La leggerezza di queste scarpe è straordinaria. Io vado sempre a comprare scarpe che siano leggere, ultra leggere, perché non voglio portarmi delle zavorre ai piedi quando mi muovo, devo essere libera di muovermi, anzi le scarpe devono aiutarmi a camminare in maniera più agevole possibile. Un altro paio di scarpe, sempre di un modello molto simile a questo, le ho comprate da Tata e sono queste qui, sono particolarissime perché sembrano fatte di squame di sirena. Inoltre la colorazione cambia a seconda dei giochi di luce, quindi donano sia sul verde acqua sia sul blu violetto. Sembrano delle scarpe nello stesso colore di un pavone, delle piume di un pavone, molto molto belle. Mi è piaciuto sia il colore sia il modello sia anche insomma la vestibilità. Questa particolarità della paillette è che è irreversibile, cioè nel momento in cui io vado a strisciare con il polpastrello del mio dito sul paillette, cambiano di colore, diventano nere. E quindi si possono creare anche dei disegni particolari sulla parte anteriore, più facile perché la parte più estesa di questa scarpa. A volte mi diverto a farci dei cuoricini. Queste scarpe sono meno leggere rispetto a quelle che avete visto poco fa, però sono comunque molto comode e lasciano traspirare bene i piedi. Veramente, veramente belle. Questa tipologia di scarpe io le indosso sempre con dei calzini che adoro, sono questi della Pompea. Le ho prese al mercato, queste calze, e hanno una striscetta in silicone che evita lo scivolamento della calza sul piede, quindi la fa aderire bene senza appunto sfilarsi nel momento in cui si cammina, si salta, si balla. Beh, mi riferisco alle mie attività, quelle sicuramente che sono molto, diciamo, iperattive, sono molto iperattiva, quindi è facile che la calza, quando è di questo modello, si sfili via ed è molto fastidioso perché ve la ritrovate dentro la scarpa tutta aggrovigliata e quando vi muovete è molto, diciamo, un fastidio, è proprio un fastidio. Ecco, queste calze le ho prese tre paia in un pacchetto, ce ne sono tre paia, 5 euro. Ultimo prodotto che riguarda proprio la cura dei capelli, quindi penso che sia il mio prodotto preferito in assoluto che ho comprato, che forse ricomprerò, ma per ora ne ho una gran bella scorta. Si tratta dell'Enne, la Lausonia per esattezza, di provenienza medio orientale, etichettatura medio orientale, Nearach Mehandi. Questa tipologia di Enne si trova nei negozietti etnici oppure nei negozi che si occupano della cura dei capelli in maniera naturale, tipo Golden Store. Io l'ho preso proprio su Golden Store, un sito online che vende tutti i prodotti per i capelli ma anche per la skin care, ma anche moltissimi prodotti che sono di provenienza medio orientale. All'interno di questo sacchettino in tessuto molto eccentrico nella sua colorazione troviamo appunto un sacchetto di plastica contenente le linee. Non so se si riesce a notare, la qualità di questo enne è molto fine perché si tratta di un enne che serve per fare i tatuaggi e gli enne per i tatuaggi sono i migliori in assoluto quanto a finezza della polvere. Quanto è importante che l'enne abbia una polvere sottile? Importantissimo, perché quando lo andiamo a miscelare con l'acqua ed applicare sui nostri capelli il risultato sarà che si applicherà molto
molto meglio, penetrerà molto più a fondo tra i vari meandri che si creano tra i capelli e quindi riuscirà a raggiungere anche le zone più difficili senza dover stare a fare righe, ad applicare con pennelli, con pettini. Io praticamente me lo spiaccico in testa il massaggio e si applica fantasticamente proprio su tutta la chioma senza lasciare spazi vuoti in assoluto, ve lo posso garantire. Quindi l'applicazione è molto più agevole e il risciacquo è molto più agevole. Inoltre la qualità della polvere è veramente ottima, mi sono trovata bene anche per il fattore prezzo, perché mi è costato circa 10 euro per un chilo di prodotto. L'ho pagato 10 euro perché in quel momento c'erano i saldi, comunque il prezzo non varia di molto, ve lo posso assicurare. Per un chilo di prodotto ci sono anche delle confezioni più piccole che costano comunque di meno, ma poiché io ne faccio un uso spassionato di enne, beh, ho deciso di acquistare la confezione più grande. Io assolutamente ve lo raccomando, non è un prodotto biocertificato, però vi posso garantire che è puro al 100%, si tratta di Lausonia, potete stare più che tranquilli. Insomma, questo è un ottimo prodotto che a me è piaciuto tanto. Si tratta di un enne che vira sul freddo e non sul caldo. Sto parlando sempre di Lausonia, non di enne neutro. Si tratta di enne rosso che tinge di rosso. Ho fatto tantissimi video sull'enne, se non li avete ancora visti, cosa aspettate a farlo? Andateli a vedere, si trovano nella playlist capelli. Con tutta questa carrellata di prodotti ho finito. Mi fa sempre piacere condividere con voi piccole cose, piccole chicche, che insomma, anche piccoli trucchetti che vado provando di giorno in giorno, con quali mi trovo bene e con quali magari non mi trovo anche bene. Insomma, siete sempre di buona compagnia, grazie di essere stati con me oggi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente e attivate la campanella da smartphone per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi nuovi video. Ci vediamo alla prossima su Angela Pietrucco.